Don Antonello Mennini, infatti, è un abile uomo di chiesa e ci ha detto molte cose riguardo al caso Moro. La prima è che non ha confessato il presidente della DC nel carcere delle BR, spiegando che questa circostanza, cioè non solo l'oggetto della confessione, ma anche il luogo, il momento, sarebbe comunque sottoposta al vincolo del segreto divino. Quando il procuratore Sica gli disse che avrebbe chiesto direttamente al Papa di liberarlo dal segreto della confessione, Mennini gli spiegò che, come ha riferito questa mattina, di non affannarsi, perché neanche il Santo Pontefice poteva arrivare laddove il limite è segnato dall'alto. Come ha spiegato anche il senatore Paolo Corsini, eminente storico, questa regola in realtà non esiste, ma attorno ad essa si avvita uno dei misteri del caso Moro, perché Valerio Morucci e Adriana Faranda assicurarono la figlia maggiore del leader DC, Maria Fida, che suo padre era morto avendo ricevuto il conforto della confessione. Forse più di un sacerdote vicino alle BR? Insomma, su questo punto Don Mennini non mi convince. In ogni caso, l'audizione del sacerdote amico di Aldo Moro ci dà una importante conferma: l'esistenza di un canale di ritorno c'era, cioè di un contatto aperto per la gestione di una trattativa che però non si comprende per quali ragioni fallì. E credo che sarà il caso di ritornarci, anche perché è proprio questo il punto, il fallimento di questa trattativa. Anche perché, appunto, dicevo, si infettiscono le dichiarazioni, le testimonianze che indicano come la versione ufficiale spesso è lacunosa, reticente, non dà conto di tutte le forze e gli interessi in campo, a partire dal ruolo dei servizi segreti italiani, ma non solo, anche quelli stranieri. Per esempio, sarebbe interessante interrogare il consigliere di Stato Steve Pitznick, che nel 2006 ha rilasciato una dichiarazione. Queste sono cose rintracciabili, no? La decisione di far uccidere Moro non venne presa alla leggera, ne discutemmo a lungo, perché a nessuno piace sacrificare delle vite, ma Cossiga mantenne ferma la rotta, così arrivammo ad una soluzione molto difficile, soprattutto per lui. Con la sua morte impedimmo a Berlinguer di arrivare al potere e di evitare così la destabilizzazione dell'Italia e dell'Europa. Io credo che più che interrogare il presunto confessore di Moro, forse sarebbe più interessante interrogare questo consigliere di Stato, che è stato accanto a Francesco Cossiga in tutta la crisi del sequestro. Io non mi dilungo, perché ci ritorneremo su questa cosa, ma insomma, le testimonianze, ripeto, guarda caso dopo la morte di Moro e di Andreotti, si sono sicuramente appalesate e infittite, e quindi questo è importante per capire quello che non è avvenuto in Italia, e quindi per dare una chiave di lettura anche al fenomeno del terrorismo in Italia. Io avrei, però non so se c'è il tempo, lo abbiamo, forse la possibilità. Adesso lo recupero. Vabbè, allora parliamo di un altro argomento che avevamo iniziato l'altra volta e che diciamo è collegato a,
alle energie rinnovabili e a, a quella scelta di un nuovo modello di sviluppo di cui abbiamo accennato e che riprenderemo e sarà un leitmotiv della, delle nostre trasmissioni, perché questo è uno dei nodi che dobbiamo comunque affrontare, non solo l'oggi, l'immediato, le decisioni rispetto a austerità sì, austerità no, sviluppo sì, sviluppo no, ma investimenti sì, investimenti no, ma quale tipo di sviluppo vogliamo? Perché dallo sviluppo nasce anche la possibilità di ritornare a una stagione dei diritti, nasce la possibilità di rompere quella cappa che impedisce all'ascensore sociale di andare verso l'alto per tanti giovani, non solo di trovare lavoro, ma anche quando lo trovano e sono bravi, di fare carriera, di trovare una possibilità. Quella dell'energia rinnovabile è senz'altro diciamo il cuore del problema. E allora leggo una notizia che ritengo importante, seppure diciamo è nei giornali è riportata su poche righe. A Portland l'idroelettrico è nelle tubature cittadine. Una startup locale ha ideato un sistema di piccole turbine inserite nelle condutture idriche della città, un impianto che promette di essere affidabile ad impatto ambientale praticamente nullo. È una società americana con sede a Portland nell'Oregon, ha ideato un dispositivo idraulico che permette di produrre energia rinnovabile grazie allo sfruttamento di flussi delle condutture d'acqua cittadine. Un sistema che potrebbe, secondo i responsabili della startup che ha messo a punto l'idea, di essere replicato ovunque. Si basa su una serie di piccole turbine idroelettriche inserite all'interno di tubi che attraversano il centro urbano americano. Per ora ne sono state installate 4 che permettono di produrre ogni anno circa 1100 megawatt di energia elettrica, ovvero l'approvvigionamento di cui necessitano mediamente 150 famiglie. Il meccanismo è già stato testato in altre 2 città statunitensi, Riverside e Sant'Antonio. Secondo Greg Cernier, amministratore delegato della società, questo costituisce un metodo completamente rinnovabile ed affidabile di produzione di energia, a differenza del solare e dell'eolico, consente di generare elettricità costantemente 24 ore su 24 e senza alcun impatto negativo sull'ambiente. Non ci sono, dice, pesci né uccelli che vengono disturbati, aggiunto. In questo senso è un dispositivo che sicuramente piacerà agli ecologisti. Come vedete, insomma, piccole cose crescono dal punto di vista ambientale e ecologico. Mandiamo l'ultima canzone, che è Cucurucu di Franco Battiato.
resto di udiaulense. Allora, visto che ci rimane ancora un pezzettino di tempo, facciamo la recensione di un film che ho visto proprio ultimamente, che poi tra l'altro è uscito da pochissimo, Nessuno si salva da solo, di Sergio Castellitto. Gaetano e Delia sono una coppia separata che si incontra al ristorante per decidere come suddividersi le vacanze con i figli. Quello che inizia come un match tra due contendenti pieni di rabbia e risentimento si trasforma poco a poco in un viaggio lungo la memoria della loro storia d'amore. Riusciranno Gaetano e Delia a ritrovare la strada di casa? Sergio Castellitto, alla sua terza prova per il cinema e la seconda trasposizione di un testo della moglie Margaret Mazzantini, sceneggiatrice qui come nelle tre occasioni precedenti, si cimenta con quella che ormai è divenuta un genere a sé, quella scena da un matrimonio che hanno costituito la poetica di alcuni autori. Nessuno si salva da solo, per fortuna, non guarda tanto all'opera Omnia di Ingmar Bergman o anche del Woody Allen drammatico, cui fa esplicito riferimento in una battuta, al romanticismo adulto e imbevuto di quotidianità invece di Claude Lelouch, Un uomo e una donna, e molto altro cinema francese. Con onestà di racconto, Castellitto e Mazzantini si buttano a capofitto dentro il dolore.